Enerix e Damian è contro calcio. Senti che te dico meglio Ciro che Ronaldo. Se vuoi chiama noi per le news calcio mercato. Tattica by Ene sembra Sacchi più Cassano. Enerix e Damian è contro calcio. Senti che te dico meglio Ciro che Ronaldo. Se vuoi chiama noi per le news calcio mercato. Tattica by Ene sembra Sacchi più Cassano. Gestita. Comunque, secondo grazie me, Fede. Quando un gruppo di ragazzi, ok, prende il controllo di se stesso, perché è quello che sta succedendo al Milan, ok, è chiaro che subentri molto di più l'orgoglio e la foga dei calciatori stessi che vogliono dimostrare di essere giocatori di valore, perché poi prima magari potevano essere contro allenatore per determinate scelte. Qui io credo che lo spogliatoio possa unirsi, possa diventare più coeso, e quindi io onestamente non riesco grazie, a darmi del gruppo. Secondo me non sta a far male il Milan, cioè questo è il messaggio, cioè tranne gli infortuni secondo me il Milan sta a fare un campionato, magari poteva fare qualcosina di più, però sta a fare il suo. In Champions League, per carità, poteva arrivare a seconda nel girone, poteva passare, arriva a terza, un girone che ci può stare. Coppa Italia comunque, pronti e via. Dice, vabbè, 4-1 al Cagliari, ho capito, l'Inter grazie, è uscita. Marius. E Napoli è uscita, ha perso 4-0 col Frosinone. Sta Coppa Italia è un po' così, no? Metti le riserve. Scusami Ale, c'è il sub goal oggi, come ci sarà tutti i giorni. Sub. A 100 sub facciamo mezz'ora in più, ragazzi. Ciccione dov'è? No, è appena arrivato. Ciccione dov'è? Aspettate. Grazie ADM. 2 ore in pre-live. Tu sei scandaloso. 2 ore aspettare questi stronzi. Io non posso aspettare. Sei vergognoso. Torre, mi devi far entrare subito. Qui sono d'accordo con Ciccione. Henry non ha fatto in tempo ad entrare, che era dentro. Ma che cazzo dici che ho sentito tutte le strozzate che sei dalla live? No, vergognati, cara. No. Accuse infondate, vergognati. La Torre non è capace. Ma rincoglionito di un Faina, abbiamo delle serie notizie di mercato o... Ragazzi, io c'ho una bella bombetta sui Icardi, ma oggi mi servono tanti spect, quindi fatela, non so Enerix, fai tu, sei bravo a far tu sta roba. Oggi via lì. Ti serve lo spec? No, amico mio, su Twitch purtroppo non è che ci siano modi. Vabbè, condividessero la diretta, non so come si fa. In realtà su Twitch potete condividere la diretta, sì, magari condividetela dagli amici, però è una roba molto più da Instagram e da TikTok, caro Faina, si vede che lei purtroppo è un... Ma Fabius, se tu vuoi sentire Pasquale Guarro, che saluto, ci conosciamo molto molto bene, senti Guarro, io ho le mie notizie e do le mie notizie. Se preferisci ascoltare come lecito sia qualcun altro sul calciomercato, vai amico mio, anche perché Guarro è una persona competentissima, e quindi soprattutto vai. Secondo me la bellezza di Controcalcio in realtà è che fortunatamente non c'è solo Faina a dare notizie di mercato. Bravissimo. C'è Camelio che arriverà. Camelio, Grassani ancora ce lo deve portare. Ma Grassani ce lo deve ancora portare. Ma come Grassani? Dov'è Grassani? Grassani dov'è? Perché scherzano? No, l'ha scritto anche il mod. Tutto a posto, chat. Oh, frate, io è incredibile, incredibile Torre, incredibile. Ma ragazzi, sono tranquillo. Camelio non ha dato una notizia. Io ho la live aperta, ma F5 vuol dire ma F5 un piccolo baghino di Twitch sarà stato trollando no ragazzi, io la notizia sui Icardi ce l'ho, se volete vi do quella che ho scritto su Samardzic. Ma mi dici se è se è Sponda Italia, è Sponda giocatore, no diceva squadra, no, mi sa male, se vai in Italia. Sponda Italia, sì ok. No, che quale squadra serve un centravanti come Icardi? Io ce n'ho una, Ale. Io ce n'ho una che ha un attaccante italiano di 34 anni che potrebbe partire a gennaio. Comunque, ragazzi, se si blocca refresciare Immobile, allora la per il Prime. Immobile. Grazie, Nick. Oh, ma c'è un ingaggio fuori portata. Ma come fa? Dicevano così, oh, aspetta, Cohen, potremmo stapparlo, eh? Ma è vero che Repubblica ha scritto che la Roma ha sondato Pioli? Sì, uno dei nomi. Amico mio! Amico mio!
Oddio, voi dovete pregare i Matteo, ma dopo glielo diciamo a Camelio. Tutti i giorni pregare, proprio andare proprio a pregare che Xabi Alonso non viene alla Roma. Perché se Xabi Alonso viene alla Roma non succederà mai, infatti. Se Xabi Alonso viene alla Roma è finita. È finita. Grazie a te, viene alla Roma Xabi Alonso. Vi bullizziamo in tutti gli stati d'Italia, vi bullizziamo. Il derby veramente preferite darci al tavolino 3-0 e non presentarvi, sì. Ma Ale io giochiamo solo di prima Ale, e gol al volo. Io rispetto la tua battaglia, metteranno le regole nuove per la Roma. Io rispetto la tua battaglia, Ale, ma tu sai meglio di me che è più probabile che Mourinho rinnovi il contratto. No. Sì. No, senza decreto crescita, cioè, fratello, almeno a me è quello che risulta. A me quello che risulta ancora niente. Attenzione a Lina. Ah, Lina, a proposito, notizia, Lina sta tagliando a Trigoria. Che sta già tagliando? L'erba. 12 persone, altre persone a rischio anche a giugno. Sta facendo pulizia. Che cazzo fa lei? La Roma è la società che ha più dipendenti in Italia. Ma questo fa schifo, grazie Catanese. Grazie. Ma non è che possiamo essere contenti che ci sta qualcuno che perde il lavoro. Dai. Che? No, cioè. No, io sono contento perché mi dicevano che non facevano niente. Dopo d'accetto naturale. Il comune, capito? Gente che entra perché amico, parente di quello, parente di quello, tutti raccomandati, e intanto a Roma perde. Come la pensa? Queste cose qua. Perde soldi. A me dispiace per tutte queste persone che magari non avranno, diciamo, il Pandoro il prossimo Natale, quindi non vorrei venire, però non glielo posso dire. Mi dispiace per queste persone. E li assuma lei, cioè lei ha 3 televisioni, le assuma, no? Ha detto non fanno niente. No, è gente della televisione, Beh, detto che fanno niente. Le dispiace e poi non fa niente per aiutarle. Mi dispiace, però. Ma beh, c'è sta pure una deontologia. Cioè, c'è pure no, una a me non mi dispiace. La niente, deontologia. Ma sì, comunque nodo con piacere che Ciccione ultimamente è diventato populista. Benvenuto. Aspetta, nel mondo dammi populista. I premi della Supercoppa, li stanno spammando in chat. Prego, li dica. Vincitore 8 milioni di euro. Altra finalista 5 milioni di euro, semifinaliste 1,6 milioni di euro. Quindi se la Lazio dovesse vincere la Supercoppa, 8 milioni vanno in tasca all'Udito, perché non spenderà mai. Quindi chiaramente pensa che immobile. Neri, penso anche alla presenza di Marotta. Marotta spende 8 per Comunque Buonanna, non sapevo più. Perché sa già che vince la Supercoppa. Ma come cazzo fa Lazio a vincere la Supercoppa, dai. Però tra l'altro aspetta che voglio la clip, prego Ale. Ma come cazzo fa Lazio a vincere la Supercoppa, dai? Perfetto, abbiamo la clip, abbiamo la clip, ragazzi. Fammi bravi, dai. Abbiamo la clip, grazie Ale. Comunque, un paio di notizie, così tanto per iniziare. Samardžić, non l'ha detta nessuno questa, parlano di differenza tra i soldi. Io so che per le società problemi non ce ne sono. Gli accordi de massima col giocatore problemi non ce ne dovrebbero essere. Grande intoppo sui diritti d'immagine. ADL sta parlando col padre di Samardžić, non si riesce a trovare una quadra sui diritti d'immagine per Samardžić al Napoli. Le parti stanno trattando, al momento non sembrerebbe una cosa che potrebbe far tramontare la trattativa di Samardžić al Napoli. Mentire, caro Faina, è tutto fatto per basta, Samardžić. Basta su col tuo Luca del cazzo che te dà le news. No, è che è Luca, lo dico, è Luca che aveva detto che Insigne sarebbe andata alla Lazio a gennaio. Questa è la tua fonte. Rispetto le tue notizie, tu devi rispettare le mie. No, io non rispetto le tue perché non fai mercato. Non fai mercato. Vogliamo fare asso dagli alle 2, imbecille. Samardžić sarà a Napoli. Grande Arbi. Fammi finire l'informazione. No, il monitor non lo posso spaccare, per favore, prego. Giocavo una merda, eh? Niente. Era una merda.
niente, non giochiamo niente, questa è la prima. Poi voglio rispondere anche a Obi Mikel, che ha detto una fregnaccia su Cristiano Ronaldo, ma dopo gli rispondo. Seconda notizia che vi do è quella che ho scritto ieri post live sulla Roma. La Roma sta trattando Vladimiro Falcone come nuovo portiere per la stagione 24-25. Le trattative sono appena iniziate, quindi ci sarà molto da dire. Chiaramente non penso sia un'operazione per gennaio. Non so se Ale poi sa qualcosa. No, so che c'era un interessamento per Falcone, trattativa non so nulla, ti dico la verità. Quello che posso dire è che se la Roma prende Falcone, secondo me per far fare il primo portiere a Svilar e avere un secondo portiere che se Svilar poi dimostra insicurezze, incertezze, possa anche giocare titolare senza problemi. Ma Falcone è più forte di Svilar. Ma ragazzi, ma Provedel non vi ha insegnato nulla? Falcone è più forte in questo momento di Svilar, sì, però magari potenzialmente è più giovane Svilar, eh? Potenzialmente loro credono che possa anche fa il titolare prossimo anno, non lo so, eh? Dico, questo potrebbe essere il progetto, potrebbe essere questo il progetto. Il progetto... Perché Falcone titolare subito... A tirare a campanzo. Con la Roma, è vero che Provvedel sta facendo il titolare alla Lazio, ma la Lazio poi non è neanche la Roma. Se la Roma prende Xabi Alonso, devi prendere pure un portiere. Ma Ale, quale sarebbe con i piedi? Ale, quale sarebbe? Si vede che non piace avere. Cioè, scusa Henry, al volo, grazie Mi888888. Spero che entro una settimana avremo un esponente del governo per farci spiegare la loro scelta sul decreto crescita. Ma che basta. Infatti ormai hanno fatto. Vabbè, magari ci spiegano il loro punto di vista. Io non sono d'accordo. Ho visto Salvini l'altra settimana che ha scritto che questa cosa era per aiutare il calcio italiano e non ci sono riusciti. Non sono d'accordo, perché sinceramente secondo me il calcio italiano l'hanno aiutato. Ho visto che l'anno scorso Luca Cohen, 3 squadre italiane tra le prime 8, non so quanti anni era che non succedeva. 3 squadre italiane poi in finale delle 3 competizioni europee non le hanno vinte, ma ci sono arrivate e secondo me l'hanno aiutato il calcio italiano. Augusto, ne discuteremo, spero presto, con un esponente del governo. Mi pare un provvedimento che va a toccare solo 3 o 4 squadre, 5, quelle che sono le big, perché poi le altre non vanno a prendere giocatori da fuori. Ma non è vero, Agu, dai, non è vero. Anche le squadre, ma più piccole chi? Lecce ha approfittato, che c'ha ingaggio massimo, saranno 3-4. Faccio un esempio, il Sassuolo ne approfitta. Ma l'Udinese, il Sassuolo che prende un giocatore risparmia 300.000 euro, ma che è aiutare il Sassuolo? Ha levato Osverd, prende uno italiano, non è che ha preso Van Basten, ha preso Torsverd. È un provvedimento che aiuta 3 o 4 squadre, le più grosse e le altre le manda a fare in culo. E per Faina aiuta il calcio italiano, cioè mistificando la realtà. Perché poi le altre non aiutano. Cioè, comunque, seconda notizia su Vladimiro Falcone e abbiamo la bomba su Icardi. Ma, caro Torre, io finché non vedo un picco d'espect, non la do. È giustissimo così, è giustissimo così. Ed è bella, ed è molto, molto carina. Ma siamo 2006, 2006. Raggiungiamo, siamo 2006. Raggiungiamo le 5 sub, ragazzi, dai. 2006, Damiano. 2006, vorrei aspettare un altro centinaio, dai. Gli Aleneri non hanno capito. Cioè, questa qui è una bomba. Cioè, non è la classica notizia, capito? Voi non avete capito. Questa è molto, molto carina. Notizia di Puppiera, Lazio sfida il Napoli. Per 15 milioni. Che cazzo ridi? Porta rispetto alle fonti, imbecille. Porta. Ma Augusto, scusi, ma mi scusi Augusto, lei fa il giornalista, lei non dà una mezza notizia, lei viene sulla Lazio non ce ne stanno, lei ha preso una giornata di insulti su YouTube dicendo che strilla e basta, perde i confronti. Sì, vabbè. Ma se io ti do che la Lazio non fa mercato e prenderà solo a zero qualcosa
che rimane l'ultimo giorno, così è troppo facile, vinci per ma così è facile, scusa, mi Augusto, ma è sempre così, è facile, non è che decido io, eh. Per me potremmo prendere pure Mbappé o Mbappé oggi. Vabbè, ma non è che ti ha detto Mbappé, oh. Ma Samarzi c'ha la Lazio, ma che sta? Oh, ma non è che, oh, fermati, ma non è che stiamo a piattoni grossi, eh? Esatto. Oh, ragazzi, ma non è che siamo Spezia che sta a comprare Samarzi, cioè. Ma oh, che Augusto, tu hai, tu secondo, no, no, tu c'hai una percezione della Lazio, secondo me, no, veramente bassa, è vergognoso. Tu hai una percezione diversa di Lotito, io quello che ti sto dando... Ma che me frega a me di Lotito, scusa, Decide lui! Ma ho capito che decide lui, ma stiamo a trattare Samarzic qualora fosse... Non lo non è che stai a trattare... Scusa, però. Fabiani. Non lo chiama Fabiani. Ce l'hai il numero di Fabiani? No. Vabbè, ma dai, ma c'è il sito della Lazio, c'è il numero di Fabiani, dai. Ma che è, io. No, ma io l'ho chiamato fra 5 minuti, ma io posso chiamare pure chi sta sopra Fabiani. Adesso? Ma non mi interessa, perché già le so queste cose. La Lazio non farà niente in questo mercato. Cioè, farà qualcosa se esce alla fine, ma niente. Però è una vergogna, Augusto, per come sta andando il campionato, è una vergogna. Grazie, Carmeluccio. Sì, grazie, Carme. Per me, per me magari, però quello che ti voglio dire è che non ci saranno proprio le basi per la trattativa. Che proprio non esiste. Ma Samarzic, secondo voi... Ma non tanto per il blasone del nome, quanto per quanto costa, 25 milioni, sono tante. Ma no, ragazzi, per la Lazio sono enormità. Ma quanti spende la Lazio 25 milioni? Quindi tu dici che 25 milioni per Samarzic è una comunque l'articolo, no, l'articolo, la scusami Augusto, l'articolo è a firma di Daniele Magliocchetti, Se posso rispondere però... Vabbè, adesso lo gli scrivo a Daniele. Ma si risponde al clippato 86? Prego. Rispondo a chi vuole. No, che scrive, dai Ale magari De Mena non mi scrive, no? No, ah, vabbè, sì, dai, no, sospendiamo, dai, sospendiamo. No. Ma perché inviene lui, io? Calma. Una passeggiata. Calma, ci dissociamo, offrirà un caffè dagli Ale. Gli offro un caffè. Sospendete, ragazzo, che l'ha scritto, ragazzi, mi raccomando. Grazie. Voglio una chat di d'oro come siete, per favore. Esatto. Allora, sì, Icardi, ragazzi, la diamo. State sereni che la diamo. Nel frattempo io ho scritto all'autore della notizia su Samarzic Lazio. Non so se... Io so che Camelio c'aveva una notizia, Ale. No, non c'è. No, la notizia Camelio ha dato una notizia che... A me ha scritto che alle 17 entra e la dice. Allora, Camelio... la notizia è che la Lazio, scusa, Agu, leggi il colcionero che scrive ti amo da Iale, questo c'è da dirlo, però non nominiamo solo quelli che criticano. Comunque siamo a 2-7, calma, arriviamo. La Lazio rischia fortemente di perdere Felipe Anderson a zero a giugno, e questa ma è sei sicuro a giugno, Agu? Sei sicuro a giugno? Io sono pure a gennaio, No, a gennaio non credo, perché poi dovrebbe trovare un sostituto. E comunque Sarri non lo vorrebbe mandare via, anche se deve giocare come sta giocando ultimamente, io lo caccerei subito. Quindi. Beh, in realtà ce l'hai a livello logico, Agu. No, manca uno. Però posso dirti una cosa: sei troppo cattivo con Felipe Anderson. Però bisogna capire se dietro questa mancanza di rendimento. Però criticarlo va bene. Giusti fischi allo stadio. Però non troppo, Agu, perché poi sembra sempre che... La mia è un'analisi di mercato. Se tu lo devi perdere... No, io dico questa cosa a te, no? Se tu lo devi perdere a zero a giugno, come sarà molto probabilmente, secondo me conviene darlo via adesso. Però secondo me non lo daranno via adesso, perché trovare un sostituto... Grazie, Gabriele. Non è cosa molto semplice, a meno che si apre una porta, e questa forse sarebbe la magata da fare... Però non so se si svegliano a farla, dare come può essere Basic al Verona, farsi dare Ngonge e poi eventualmente mandare via Felipe Anderson. Oppure Augu, senti il ragionamento. Però non immagini, imbecille! Non credo senti che ci il ragionamento sia. Alla Torre del pallone. Torre si svegli, stiamo parlando. Torre, lei deve seguire noi che parliamo. Che cosa sta guardando, cretino? Stavo leggendo la chat, porta rispetto. Potresti dare Felipe Anderson a gennaio a chi cazzo ti pare, non lo so, per 10-15 milioni. No, ma andare... la Juve guarda. Ok, andare ma dalla fine. Zero, 15 ma come a zero, ma dai, 5 milioni. Ma scusate, ma no, chi ti dà 15 milioni per Felipe Anderson? Vabbè, 5 milioni.
Ma sì, ma non ti dà nessuno. No? Ma 5 milioni. Ma perché lui chiede 4 milioni di ingaggio. La Fiorentina ci ha provato per giugno, offrendogli un ingaggio a livelli di quello che dà Nico Gonzalez. Felipe Anderson ne ha manco smesso. Ma perché vuole andare via poi da Lazio? No, perché lui scade l'ultimo contratto. Grazie, gli 8. E la Juve gli ha offerto circa 4 milioni quando la Lazio è arrivata a 3 massimo. E che ci fa Felipe Anderson che gioca la difesa adesso, a meno che non già tutt'anno che cambiano modo. Non mi è da sapersi, però loro hanno offerto un quadriennale da 4. Alessio, quello che c'è la Juve. Sì, sì. Il ragionamento Agu è: dai via Felipe Anderson, vai dalla Fiorentina, Zaccagni più 15 milioni per Nico Gonzalez, prendi Insigne a 0 e c'hai Insigne, Nico arriviamo Gonzalez, sui Gardi. E i Cardi punta, secondo me sarebbe tanta roba. Come Cardi? Ma come ma mo ci arriviamo, mo ci arriviamo, mo ci arriviamo. Comunque dicono un gonge forte forte la Aston Villa. Oh, ma la Lazio è diventato il Real Madrid al gennaio, che cazzo è? Sì, sì, ma non ha mai fatto un cazzo. Ma i Cardi a Lazio, ragazzi, ma non scherzo. Comunque secondo me Gonge non è ancora pronto per il grande salto, cioè un giocatore forte. Siamo 2800, Faina, via la notizia. Ma ho sentito che c'è anche la Fiorentina su lei Gonge. Comunque non sa fare proprio le live, Goen, via la notizia. È chiaro che se ma perché lei si sta cagando addosso? È perché se io do la notizia adesso 3-400 persone dopo la notizia. No, 3000. Adesso la devo offendere perché io ho dovuto ricordare che lei deve dare la notizia ai nuovi entrati e lei mi dice che non so fare le live. Lei è un imbecille. Comunque Camelli aveva detto che entro ieri massimo oggi la Roma annunciava il difensore. Ma se lo dice Camelli devi aspettare ancora qualche Stiamo aspettando, magari c'ha il nome. Tanta roba Camelli è sempre sul pezzo. Magari c'ha il nome. Ma noi lo stiamo aspettando alle 5. Alessa ne ha costato, è sicuro proprio che la Roma è andato sul difensore che non mi ricordo come si chiama, che sta andando al Frosinone. Ah, buono. Della Juventus. Ah, Juizend là, come Juizend, si chiama? Bravo. La Roma è andata su quel giocatore lì, però sia la Juventus che il giocatore preferiscono andare al Frosinone. Tu pensa... Scusate, ma una domanda, ma praticamente Smalling ha chiuso con la Roma? Aspetta che c'ho Daniele che ha dato la notizia su Samardzic, aspetta che lo sto chiamando. In esclusiva per TV Play, vediamo se risponde. Eccolo, Daniele, Dani... Bello mio. Sei in diretta, eh? Bello. Ah. Puoi parlare? Sì, no, per carità, certo. Ma volevamo tanto so con Enerix, Ale, Augusto Sciscione, Luca Cohen, siamo 3000 quasi in live, abbiamo tutta la chat, ci ha segnalato la tua notizia su Samardzic Lazio, volevamo avere più delucidazioni, se è per questo. Sta in chat. Ma guarda, è un giocatore a cui Sarri viene tantissimo. Piace molto, piaceva molto anche l'estate scorsa e tu lo sai, durante la trattativa che c'è stata con l'Inter, lo Tito più volte ha parlato con il papà Mladen di Samardzic per tentare di trovare un accordo. Sta succedendo la stessa cosa perché adesso io non so se in maniera furba, ricordandosi di quest'estate, il papà Mladen ha fatto una sortita o ha una telefonata allo Tito per ricordarsi se era ancora interessato o meno, però fatto sta che c'è stato un contatto tra i due in questo momento tra Napoli e Udinese. Adesso non so se sono cambiate le cose negli ultimi 20 minuti, 30 minuti, ci sono un po' di frizioni, e però a Pozzo è arrivata una chiamata da parte di lo Tito se era ancora possibile inserirsi. Perché se il Napoli avesse già chiuso l'Udinese ci va dare una risposta affermativa che c'era ancora la possibilità, e niente, lì sta partendo tutto questo, ma credo che sia o un po' in ritardo o comunque molto complicato, però l'Udinese ci sta provando su grandissima pressione da parte di mister Sarri. Ok, va bene Dani, grazie mille, salutiamo Daniele Magliocchetti, grazie. Salute. Dani, grazie mille.
Ciao a tutti. Vabbè, ha fatto la giornalistata, ciao. Dai, ha fatto la giornalistata, dai, la supercazzola alla faina, dai, diciamo. Ma porta rispetto. Però Daniele è uno che parla con l'udito, quindi sì, magari... No, non lo metto in dubbio, io so che è chiusa per il Napoli, però bene. No, chiusa no, perché ti ho dato io la notizia prima. Vabbè, Ene, dai, te voglio bene. Ma su basta, Napoli, su! Fammi su finire Napoli, la notizia, no! Ma Napoli, fammi finire la notizia, no! Su Napoli sono intoccabile! Ma fammi finire, ma che sei intoccabile, no. Imbecille! Ma che fonti c'hai? Ma c'hai un'amica a Napoli! Ma c'hai un'amica a Napoli, ma falla finita, no! Ma che c'hai? Ma che fonti c'hai? Ma che fonti c'hai, te? Fammi finire la notizia, no! Damià, 2-9, che famo? Mamma mia, 2-9 me stuzzi. Famo 3.000 donuti, 3.000 donuti. Dai ragazzi, chiamate 3.000 donuti, dai, chiamate amici tutti, dai. È stato bello quando ha chiamato, no? Ha detto Sciscione, Dagliale, Enerix, Luca Cohen, Torre si è scordato, era Torre. La Torre perché è il main, Torre è il main. Torre è il main. Noi dobbiamo ringraziare Torre questi giorni. Grazie, Devontore. Posso dire la verità? No, tu sei un coglione. Tu dovevi tornare il 2. No, questa la dobbiamo dire. Tu gli hai detto a Torre che dovevi tornare il 2. Questa ha prenotato il dentista, non può andare al dentista, per i cazzi tuoi. Posso dirlo? Senza Torre questo canale sarebbe già morto. No, Torre è uno spaganovista, proprio. Sono serio, Sono serio. Siamo 3.000? E siate grati a Torre. Siamo 3.000. Ma come siamo 3.000? 3.000! 3.000! 3.000! 3.000! 3.000! Ma come siamo 3.000? Se la notizia è una merda, lo sbatti fuori, eh. Se la notizia è una merda, lo sbatti fuori. Tipo Icardi ha prenotato le vacanze vicino. Però sei sceso 2008 e allora stai facendo un giochino. 2950, vedi, questo è un giochino, eh? 2970, siamo tanto così siamo. Ragazzi, è un giochino che non mi va più bene. E diamo la notizia. Icardi alla Juve, al Milan, all'Inter, alla Roma, alla Lazio, alla Fiorentina, all'Atalanta. Lo sa Faina? Forse. Lo sa Faina? Forse. Dai ragazzi, mancano 20. Lo saprà Faina? Il maestro sta arrivando, Adesso arrivano tutti. Ragazzi, alle 17 arriva pure. Io ho un freddo cane, mi sto congelando. Ma c'ha la finestra aperta già. Siamo 3.000. Ma coglione, la finestra. 3.100! 3.100! 3.101! 3.102! 3.103! Comunque... Allora, dicevo ragazzi miei, la notizia caliena in questi giorni di un possibile ritorno di Mauro Icardi all'Inter. Cosa c'è di vero? C'è di vero che, diciamo, chiamiamoli contatti, ci sono stati e non ci sono stati negli ultimi giorni, ma ci sono stati già qualche settimanella fa. Grazie Luciano. Grazie Luciano. La voce che vorrebbe, grazie GP Design, la voce che vorrebbe un ritorno di Mauro Icardi all'Inter al momento non è una roba imminente, però ragazzi qualcosa c'è, e questo qualcosa sono stati i contatti di l'entourage, chiamiamolo così, perché poi il procuratore è Banda, come tutti ben sanno. Però diciamo che Vanda, poi la famiglia Icardi si affida, come giusto che sia, anche ad altre persone. I contatti ci sono stati con Ausilio, ci sono stati con parte della diligenza dell'Inter. In questo momento chiaramente all'Inter non è che ci sarebbe spazio, come Torre sa e come i tifosi dell'Inter sanno. Perché chiaramente l'Inter c'ha 4 punte, perché c'ha Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez. Ma la notizia è che Sanchez potrebbe uscire, perché ha delle proposte, e ha delle proposte molto concrete. Nel caso in cui dovesse uscire Sanchez a gennaio, è un'operazione che, secondo quello che mi dicono, è sopra il 50%, quindi un'operazione possibile. Finisco Torre perché non ho finito, potrebbe diventare comunque un'operazione fattibile in quel di giugno. Perché questo? Perché
Luca, ho finito, perché Mauro Icardi sarebbe felicissimo, ragazzi, di tornare a Milano. Torre, non so se è vero, ma a me dicono che la famiglia Icardi ha ancora casa a Milano. Sì. Poi non so se è vero, è una loro priorità ritornare a Milano. No, la priorità è di Wanda. Sì. La priorità di Wanda è quella di tornare a Milano. Icardi non avrebbe nessun tipo di problema di tornare a Milano. E diciamo che se fino a 6-7 mesi fa le cose erano impossibili, adesso sono diventate possibili. È una situazione, diciamo, appena iniziata, ma è una situazione da tenere molto sott'occhio. Però una domanda faccio io. Ma l'Inter non sta prendendo anche Taremi a zero a giugno? C'è una trattativa, Ale, ma come abbiamo detto proprio qua su Controcalcio, gli agenti vogliono tantissimo de commissione, tantissimo. E devo essere onesto, se Inzaghi potesse scegliere, sceglierebbe Mauro Icardi. Trattare i miei Icardi, sceglierebbe sempre Icardi. Sta facendo cacare Taremi. Prego, Cohen. No, innanzitutto sulla notizia, commento la notizia che da Faina, Icardi prende lo stipendio più alto di qualsiasi giocatore dell'Inter, quindi è chiaro che qualora si prende 6 milioni. No, 6 milioni prende. Prende 8 Icardi, milioni. No, ragazzi, Icardi prende 6 netti. Milioni. No, 6 io netti. Sapevo che prendesse 6 netti. 6 bravissimo, prende 6 netti più bonus per arrivare a 8 complessivi. Comunque, Icardi non è molto compatibile con la politica economica anche degli stipendi dell'Inter. Però al di là di questo, che è un mio commento alla notizia, grazie Gianmarco. Però c'è un'insurrezione qui, un'insurrezione, perché qui c'è chi fa finta di niente, poi su Instagram però scrive le cose, che è il dottor Torre, che prima della live posta questo. Per favore, possiamo mostrare? L'ho postato ieri sera. Di Icardi non è vero niente, quello che ha detto sta cavolata non sa manco, non sa manco come si chiama l'allenatore dell'Inter. Questo è Torre, ragazzi, che insulta e chi lo paga, insulta gli dà lo stipendio e viene qua in silenzio nell'angolino, fa finta di non averlo. Torre si deve vergognare, basta, chieda scusa. Non ho parlato con Faina. No, vabbè, ma scusi, ma io e Torre non avevamo parlato. Se io non parlo con Faina, però hai detto questa fonte. Però scusa, non sa chi è l'allenatore, vanno culo e camicia, come non sa chi è l'allenatore? No, io non me l'hanno detto. Ragazzi, hai detto che la notizia è una stronzata, però, caro Torre. Sì, bravo, Torre. Attenzione, ieri sera girava Enerix, girava la notizia che il ritorno di Mauro Icardi fosse vicinissimo. Allora parliamoci chiaro. No, o Torre o Faina hanno detto una cazzata. No, cioè, due versioni contrastanti. No, non te puoi dipendere. Col cappello che indossa Torre, non ho dubbi a pensare chi sia che dice le cazzate. No, allora, quindi ci deve essere. Mi devo difendere, che è stato accusato di una cosa gravissima. Io so che il direttore di Novella 2000, quello che ha detto, non l'ha detto per notizia, ma l'ha detto pur parlé. Questo lo so per certo, però io poi non ho parlato con Faina. Se Faina questa esclusiva l'ha data adesso, io non è che posso parlarci prima. Quindi io non sto andando assolutamente contro Faina. Non ha detto un cazzo, ho solo ripreso quello che è stato già detto. Allora Torre, se mi ricacci fuori, vengo lì e ti strappo il cappello a morsi. No, ma tra l'altro io voglio chiedere alla chat gentilmente di boicottare il canale, perché Faina si è venduto questa notizia come se fosse un'esclusiva incredibile e non ha detto un cazzo. Bravo. Ha dato una notizia importantissima. La prima volta, incredibile, bravo. Io... Guarda, sì, bravo. No, Damiano, inutile che ci dice queste cose. Stai provando a dire queste cazzate. No, sei mutato, Dami. chiedo scusa. Dico, Enerix già mi ha fatto perdere i top Donator, no? Poi com'è? Colombo, mi vuoi ammazzare tutta la flotta? Che vuoi fare? Dimmi. Io voglio rispondere ad Alessio. Io non vedo compatibile Icardi con Lautaro, vi dico la verità.
No, ma scusate ragazzi, ma Alessio che in chat mi dice Cohen, lei dice cagate, ha appena detto che l'Inter non è compatibile con le politiche dell'Inter e solo un milanista poteva dire una cosa del genere. Tu ti devi documentare, amico mio. Cioè l'Inter pagherebbe una riserva, perché i titolari sono Lautaro e Thuram, l'Inter pagherebbe una riserva, diventerebbe uno dei più pagati in rosa. Ma che cazzo dici? Sì, però non aspetta, è compatibile con le politiche dell'Inter. Quanto prende Sanchez? Sai quanto prende Sanchez? Troppo, infatti lo mandano via. Infatti milioni, mandano via. Aspetta, Sanchez si prende 4 e mezzo. Allora, e infatti lo mandano via, e 4 e mezzo comunque non so 8, eh. A metà. L'analisi che deve partire un po' da lontano. Ciao Simone. E l'analisi che parte da lontano è l'Inter ha toppato Arnautovic. Questo se può dire, no, 10 milioni buttati. E Arnautovic e Sanchez in realtà. Beh, no, vabbè, però Sanchez è arrivato a zero, Arnautovic ci hanno pagato e questo diciamo che era prevedibile dopo che Faina l'aveva incensato, quindi bruciato anche Arnautovic da Faina. Arnautovic ha avuto l'infortunio, per resto non ha fatto. No, attenzione, ha avuto l'infortunio perché è stato incensato da Faina. Torre da dati falsi. Anzi, dice che Torre sono 4 e non 3 e mezzo. Anzi, Torre e Damiano pure. Torre, fai schifo, dai dati falsi. Sono contenti di Arnautovic. Scrivono tutti, prende 2 e mezzo, stanno a scrivere. Vabbè, tu allora ascolta quello che dico Peppino Gianni Ronni 33. Però scusatemi, scusatemi una domanda, no? Una domanda. Leggo in chat, Icardi si abbasserebbe lo stipendio in modo spaventoso. Mi dite per quale motivo? Confermo. Confermo. Icardi che è l'idolo del Galatasaray, praticamente, che credo per il Galatasaray potrebbe rimanere anche 6-7 anni, dovrebbe abbassarsi lo stipendio. Ma torna il calcio che conta, però. No, vuole tornare a Milano. No, questo no, Henry, ascolta, però, a parte la meme. A parte la meme e le stronzate. Icardi vuole tornare a Milano. Cioè, vuole tornare a Milano. Wanda e Mauro Icardi vogliono tornare a vivere a Milano, Henry. Punto. Wow. Chiuso il discorso. Poi, Damiano, ti risulta che sarebbero andati anche al Milan? Per sì, assolutamente sì. Bellissimo. Ma aspetta, aspetta. Punished. Non è che tu mi scrivi 500 euro che Icardi non andrà mai all'Inter. Noi qui facciamo cronaca. Il calciomercato non so scommesse, ma Torre la 1x2, ok? Se vuoi e le bestemmie in chat ve vanno a tutti e quello che noi ti diciamo è una cronaca che noi facciamo, non stiamo a dire questo andrà là, questo andrà qua. Noi sto calciomercato qui nessuno lo fa. Enerix lo fa perché non fa calciomercato. Dai Ale non lo fa, Camelio non lo fa, Bergomi non lo fa nessuno. Faccia entrare gli ospiti. Ci vuoi entrare l'ospite? Ma chi è? Dai, ma basta Camelio, su. Non è lui. Il maestro! Questa non è la musica di De Chaltrons. Il maestro! Questa non è la musica di De Chaltrons. Mettete la musica di De Chaltrons. Mettete la musica di De Chaltrons. Cominciano a chiamare Cialtrone su Instagram. Grazie Luca, grazie Enes. Grazie. La maestra Cialtrone. Scusate, il maestro di Cialtrone, no? Che roba è? Niente, ho fatto tardi perché dopo 4 giorni, siccome io sono maestro di alimentazione, però non c'è in cagarella. Potrebbe essere quella virale. No, la scagaccia. Sì, capita. Ma è una forma estrema di pulizia, quindi va accettata. Poi io vi dico che il brividino tra il bagno e la camera è bellissimo. Tony, non ho notizie sul Milan al momento, ragazzi. Adesso 4 minuti andiamo sulla partita del Milan. Non hai capito quello che ha scritto. Perché al Milan non può avvenire? Cosa è scritto? No, a me al momento non risulta il Milan, Henry. Però a livello logico capisci che per assurdo ha più senso, no? Certo che avrebbe più senso. Se devo passarmi lo stipendio per andare a fare il panchinaro dell'Inter o il titolare del Milan, vado a fare il titolare del Mamma Milan. Bellissimo. Però aspetta, Henry. Oggi non ci stanno più 11 titolari, Henry. Dai, infatti l'Inter ha giocato, infatti si è visto un canna giocato. Sanchez Arnautovic non hanno mai giocato. Ma che cazzo stai a dire? Perché mentre Arnautovic, secondo me, con Lautaro può coesistere,
io Icardi e Lautaro insieme non li vedo mai, quindi Lautaro io invece li vedo, per me Lautaro potrebbe giocare con chiunque. Icardi e Lautaro all'epoca, Dami, all'epoca era una riserva dell'altro, eh. Sì, no, è vero, però secondo me ad oggi Lautaro può giocare con tutti. Ma non hanno senso in coppia. Per me Lautaro può giocare con tutti, con Haaland, con chiunque. Ma poi Luca, che c'entra? Giocavano a uno, cioè giocava una punta. Torre, tu non sei credibile, rispondi informazioni fasulle. Per favore, togliti. No, basta, inventi numeri, per favore. Tu devi mettere soltanto le musichette e state zitto. Porta rispetto. Non è che possiamo stare a sentire per te. Mo tra poco entra pure... Ma mo tra poco entra pure Camelio, cioè, non è che facciamo... Poi ci dice chi dalla chat sta dicendo Coin, ti stai cacando addosso. Sì. Icardi è stato il mio più grande. No. Icardi insieme a Ibrahimovic dell'Inter sono stati i giocatori che ho più detestato nell'Inter, perché veramente erano giocatori che decidevano le partite. Decidevano le partite. Vabbè, oltre quello... Cohen, dai. Quindi. Ma no, non siamo a quei livelli lì, eh. No, per me Icardi, il primo Lukaku, ti dico, per me il primo Lukaku mi ha triggerato più di Icardi. Ma cosa c'è di male a dirlo? Cioè, Icardi veramente nell'Inter era devastante, ragazzi, c'ha problemi qui. Icardi è forte, bro. Oh, aspettate, ragazzi. Icardi è io la vedo. Icardi è forte, forte, crasha. Diteci se ci siamo, ciao. È ripartita. Sì, c'è, ci siamo. E se incontrava non dipende da noi, DM. Refresciate la live, ragazzi. E Viale? No, Icardi è proprio forte. Se incontrava un'altra donna che non era Wanda, sicuramente era uno che poteva fare proprio la storia del calcio. Cioè, Icardi è proprio forte. È un destro, sinistro, di testa. Vale. Attacca la profondità, spalla alla porta. È l'Inzaghi del calcio moderno, come ho sempre detto. C'hai i piedi montati al contrario, ragazzi. Icardi! C'ha i piedi montati al contrario. Tanto che quando fa quel gol al Milan, poi che sia, come dice Luca, devastante in certe partite, quello è fattuale, no, però c'è i piedi dispari, ragazzi. Infatti la sforbiciata al derby è figlia di genialità, che però non è genialità la Ibra, è genialità di chi il primo gol bello lo fa con il Tottenham. A me fa impazzire Icardi, maestro, sei d'accordo che la palla nei piedi non la riesce, ragazzi, va a Genova e non tiene la palla dopo le polemiche. Guardate che Icardi ha anche fatto un sacco di capocchi, eh. Icardi, Wanda calcisticamente gli ha rovinato la vita, perché lei è quella che poi fa scoppiare il casino con Maxi Lopez. Sì, ma con le montate che hanno fatto fuori dall'Argentina di Messi, perché sennò montate che si sarà fatto. Insomma, Ale, questa è un po' una narrazione, perché io mi ricordo che quando Icardi fa la biografia, lì Wanda era ancora defilata, parla male dalla curva dell'Inter, e già là succede un casino, cioè lui è proprio un po' una testa di cazzo. Sì, no. Su questo non c'è piove. Però l'Argentina se l'ha giocata, io, ragazzi, noi siamo stati anche con Nico Spolli, con la fucina, no Damiano? Noi ci abbiamo raccontato. Lui si è giocato Argentina per qua storia là de Maxi Lopez e Banda. Sì, però se parliamo di calcio è un giocatore sontuoso, ragazzi. È incredibile, dai. Per me. Ragazzi, anche sta roba dell'Argentina, ragazzi. Lì c'è stato il veto di Maradona, che non sopportava questa situazione. Siccome Maradona in Argentina non hanno mai portato, però sì, questa è una stronzata. Io parlo di calcio, si sono confuse le cose private. No, però aspetta, Luca, non c'era solo il veto di Maradona, eh? C'era il veto dei Messi, dei senatori dell'Argentina. Però c'è stato pure. Io so che c'è stato pure il veto dei senatori dell'Argentina, ragazzi. Anche Messi, certo. Messi, poi non mi ricordo chi altro c'era. Higuain, credo. Scopata la moglie di un altro. Io non entro in questioni private. Io parlo di calcio. Io dico semplicemente. Prego. Palacio, possiamo dire che Rodrigo Palacio da Bahia Blanca, che adesso gioca a basket, perché può anche giocare a basket sotto casa mia, quando fa il gol di tacco, quando fa Agüero, brava chat. Cioè, Rodrigo è un calciatore che dà del tuo alla palla, può fare quello che vuole. Ma maestro, Palacio, ma ti posso dire una cosa forte? Secondo me Palacio in questa Inter sarebbe più forte di Lautaro, eh. Vabbè, per me Palacio in questa ma Inter, vai a fanculo, ma vattene a fanculo, vai a fanculo, vattene a fanculo, inefficiente. Palacio è capitato in una delle Inter più scarse degli ultimi anni, ha fatto un gol in due partite. Oh, un gol ogni due partite, ragazzi, tanta roba, che gol, che qualità, e che gol, appunto, dico,
Nell'Inter, no, che gira come gira adesso, maestro? No, secondo me sarebbe peggio di Lautaro. No, ma è scherzo. Lautaro nel 3-5-2 sì, sarebbe molto peggio. Però Rodrigo Palacio è entrato nella Hall of Fame del Boca e del calcio argentino. Quando parliamo di giocare al calcio, dicevo anche ad Alessio, a Luca, io mi riferisco a quei giocatori lì, no? Poi possiamo fare le sfumature, uno una punta, uno secondo punto, uno un esterno, uno può fare tutto, trequartista, va bene. Ma Rodrigo Palacio, Icardi si è incartato più di una volta solo davanti al portiere, ha sbagliato una marea di controlli. Icardi non è un assist man, Milito e Palacio sono assist man. E questo, ma questo gol alla Jovic, gol alla Jovic, questo sì, qua questo gol ha fatto dei gol solo ultimamente di bella una cosa, poi Icardi segnava tutte Milan, Juve, Inter, anzi Icardi è che era sempre al momento la giusto, Juve, questo giusto. Cioè era sempre lì, era sempre pronto. Ragazzi, ma come giocatore troppo forte, ragazzi. Dai. Per me la vera forza di Icardi è sempre stato il grandissimo senso della posizione. Certo, cioè, lui il gol l'ha sempre fatto con la testa e mai con i piedi. Guarda che inserimento che fa. No, non era guarda come si stacca, come si è staccato. Guarda che coordinazione che c'ha nel tiro, ragazzi. Vabbè, ragazzi, ma qua Bonucci che fa? Dai, no, vabbè, però Luca, e adesso diamo un voto ai Icardi come giocatore, secondo me saremo tutti d'accordo, parto da te proprio, vai. Come giocatore 8. Enerix. Se mi dici Icardi dell'Inter, ti dico 9.5, Icardi adesso 8. Ciscione, ma a me Icardi mi è piaciuto. Uno che fa solo capisci in cazzo. Uno che fa solo gol. Che de calcio capisci poco, però. Non è un centravanti che. Vabbè, voto. Per me è un 7. Ale, 8.5. Torre, 8.5. Maestro. Sono d'accordo con Augusto, per me però 7+, perché in quello che fa lo fa bene, 7.5. Vabbè, sì, 7.5. Per me Icardi dell'Inter è pure 9, onesto. Ma come 9? Come 9? Icardi dell'Inter ma come 9? L'attaccante Icardi all'Inter. Ma non ha vinto mai niente con l'Inter. Ma lascia perdere che ha vinto, scusa. Ho capito, ma se c'è un attaccante... Ma se c'è un attaccante non ha vinto niente. Ma se c'è un attaccante da 9, guarda, io credo che in quegli anni Icardi è stato l'unico a tenere testa a Ciro Immobile. Ma poi aspetta. Sì, hanno fatto gli stessi gol un anno. Aspetta, Augusto, ti faccio una domanda. A Milito quanto dai? 10. Ok, Icardi ha fatto meglio di Milito. No, per me Icardi è più forte di Milito. Per me come giocatore è più forte Icardi. Ma io voglio capire una cosa, ma se Icardi dove Ibrahimovic quant'è? 12. No, però aspetta, non si parla. No, però aspetta, Agu. Higuaín quant'è? Però non si parla di generale il voto, si parla nell'Inter chiaramente. Non è un voto generale, ma io 10 in generale lo do solo a Messi e Ronaldo, come faccio a dar 9 ai Icardi? Vabbè, Milito all'Inter 10, io 10 in generale. Tu hai detto 9 ai Icardi. Sì, ma nell'Inter lo specifico. Ibrahimovic è stato all'Inter. Ma lascia perdere, io Ibrahimovic nell'Inter gli do 10. Esatto, Ibrahimovic questo io... no. E Milito Icardi per me è 9. Milito 8.5. Per me 8.5 9. 8.5, uno che vince. Ma non parlo dei trofei, ragazzi. Ti faccio una domanda. Quanto dai a Salas nella Lazio? 8. Quanto gli dai? 8. È Immobile, quanto gli dai? A Lazio? 8.5. Wow, ok, 9. Quindi secondo te Immobile è più forte di Salas?
Tu stai a quel livello. No, vedi, sei un deficiente, sei un cretino, perché io non te sto a far paragone in generale, ti sto parlando nella squadra, non te sto parlando dei trofei, ma non te sto parlando dei trofei vinti. Ma Salas, no, ma vedi che tu capisci il cazzo, ma Salas giocava con Verone, con Stankovic, con Mihanovic, con Kiniste Santa e la Madonna, ma non sto da solo, ma tu mi parli dei trofei, ma i Gardi, ma i Gardi la squadra c'è. Una alla volta, Icardi ha giocato in Inter di merda. Icardi ha giocato in un Inter di merda. La verità è che Immobile nel 2000, 2001, 2002, 2003 giocava con il Lecce. Cioè, Salas giocava nella Lazio. Immobile non poteva giocare in quella Lazio titolare, non ci poteva giocare. Torre, prende la formazione dei Cardi. Era un altro caso. Icardi ha fatto dei numeri, stavo guardando, devastanti. Sampdoria devastante, Inter devastante. Guarda, Gusto. E anche quest'anno lui fa 33 gol in 40 partite, ragazzi. No, ma guarda il Galatasaray, 24-17. Sì, però ma anche rimanendo in Italia, cioè fa 34 presenze e 29 gol. Lui fa. Ma guarda, che non è una cosa strana. Higuaín stessi anni fa 36, Immobile ha fatti 36 stessi anni, cioè due anni dopo. Cioè, voi pensate che fa gol in Italia, 29 gol in Italia è poco, cioè è tantissimo. Quegli anni il Zegola ha fatti. Tantissimo è poco. No, il campionato italiano già ha un valore che se non è estremo, ma i Gardi dell'Inter ha fatto un cazzo, su, dai. Un attimo, vi leggo la formazione dell'Inter quell'anno. Allora, quell'anno l'Inter giocava con Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, Dalbert, Vesino, Porca Valero, Candreva, Brozovic trequartista, Perisic e Icardi. Vabbè, sono tutti in attività! Cancelo ha vinto la Cinova, Cancelo è stato 3 mesi, maestro. Sì, vabbè, ma qua... Giade, aspetta, cioè, ragazzi, c'è un'esclusiva, perché Luca Coin ieri sera attacca Trevisani, scrivendo: Trevisani svegliati, i primi 3 mesi giocava 5 minuti a partita Jovic, una volta sì e 5 no. Tu e tutti gli incompetenti che sparavate merda, chiedi scusa e basta. Ho la risposta di Riccardo Trevisani per Luca Coin. La vuole sentire, Coin? Sì. Ma in privato, ma... No, la posso far sentire in live? Posso? Vai. Basta che non mi manda a far culo. Ma se Dio metta a rispondere a Luca Coin, che è talmente fatto male che neanche raga le persone, dai, su. God! Aia! Neanche dice, le persone. Fatto male nel senso che te sei cagato addosso, che neanche l'hai taggato. Su aia, che hai fatto. Perché se fai un attacco è giusto che tu lo tagghi. No, esatto, poi aia, perché tu non te sei fatto voler rispondere. Non è vero, perché se lo taggo gli dicevano che era in cerca di visibilità. Ha ragione Luca. Io sto con Riccardo. Viva Riccardo. E io rispondo. Viva Trevisani. Io rispondo perché io l'ho umiliato taggato due Coin. Volte Trevisani, io l'ho taggato due volte Trevisani e due volte ha risposto ai tweet dove ovviamente continuava a sostenere la sua teoria sia su Chukwueze che ieri in telecronaca ha attaccato ad ogni tocco di palla era una critica a Chukwueze. E Trevisani comunque in questo caso dimostra poca umiltà, perché poteva rispondere a me come a qualsiasi altro utente. Porta rispetto a Riccardo. Aspetta un secondo. A me, ripeto, non sta simpaticissimo Trevisani, anzi mi ci sono schierato spesso. Però oggi hai ragione. Ma anzi, è il contrario di poca umiltà. Ti dice taggami così ti rispondo e ne discutiamo. Cioè, non devo taggare nessuno, è lì. Vabbè, ho capito, però se parli di lui ci sa che magari gli arrivino tanti. Giusto, c'ha ragione. Io mi ricordo che prima che deve venire Milan ne parlava bene. Ma lo porteremo, lo porteremo, Riccardo, per un confronto con Coin. Lo dico, ma meraviglia che viene, no? Dato che si deve confrontare con Luca Coin, mi meraviglio che viene. Attenzione Di Marzio, conferme sull'inserimento della Roma per Juisen. Ma il culo. Conferme. Vabbè, parliamo un po' della partita di ieri, ragazzi. Ricordo a tutti che mancano
22 sub e facciamo mezz'ora in più. Vogliamo tutti vedere gli highlights? Tutti i milanisti che stanno dicendo parlate di Milan, ora parlo di Milan, se fate le 22 sub facciamo mezz'ora in più di Milan. Ma com'è sto Yuzen? Ma com'è sto Yuzen? Scusate. Non è male, non è male, è un buon giocatore giovane. Ma che ce fai? Vabbè, dai, nelle rotazioni ci può stare. No, sì, io la secondo me ci può stare. Ma la Roma deve prendere in titolare, un Dica va in Coppa d'Africa, ma Smalling sta in vacanza. Cambi le inquadrature, Torre. Sì, e via Yuzen, per farci che... Io vi dico la verità, io mi voglio informare adesso. Se sente doppio, se sente doppio. Togli la condivisione audio, togli la condivisione audio. È incapace. Devo fare dallo schermo. Sì, la sentiamo senza audio, sti cazzi, Torre. No. Vabbè, ma levate però, ma poi togliete proprio, ma poi c'è l'albero di Natale, dai. Insomma. Aspetta, ho sbagliato. Fuori Augusto per un minuto. Andiamo. Vabbè, ragazzi, io a me quello che mi fa specie, Goen, l'ho detto pure stamattina sulle storie, tutto sto fomento da parte della stampa sportiva italiana per il ritorno di Matteo Gabbia, manco stesse a tornare Cristiano Ronaldo. Ma come no? Notizia su notizia, è atterrato, ha firmato. No, però è tornato. Mi devi portare l'articolo dove fanno la cronaca dell'arrivo di Gabbia. Te lo faccio vedere, imbecille. Te lo faccio vedere. No, Luca, ma cosa di Faina fa ride. No, è vero. Guarda, allora Di Marzio in 24 ore ha dato 5 notizie su Gabbia. Che cosa dicono? Dice AC Milan sicuramente tornerà Gabbia. AC Milan trattativa conclusa per Gabbia. Aspetta, tutto questo in 24 ore. Torna Gabbia dal Villarreal, domani l'ufficialità. AC Milan proposto il prestito di Jonan Duran, le ultime su Terracciano e Gabbia. Moncada, Gabbia, avevamo bisogno di un buon difensore. Gabbia è atterrato in Italia. Ma che devo parlare? Finita. Gabbia, come cambia la difesa rossonera? Ma vi sembra normale? Ma no, è normale parlare dei Icardi che... No, ma ti sembra normale parlare dei Icardi che c'è a casa a Milano e va tornare a Milano e muovi via l'Inter? Ma questo è normale, secondo me? Sarà più mediatico. Perché quella almeno è un'operazione che si fa. Ma Damiano, che vuol dire, imbecille? Damiano, faccio una chiamata di me. Vai, Ale. No, ditemi voi, quattro mesi fa Gabbia va via, nessuno è solo un culo, praticamente. Va via in sordina. Il poro Gabbia va a Villarreal, è andato a Villarreal, si è pure fatto male, un paio dicono che si è fatto male, mo torna Gabbia in Italia, sembra chissà, ma mica me la sto prendendo col Milan. Di chi dobbiamo parlare? Spiegami di che cosa dobbiamo parlare di questo calciomercato morente in Italia, che è morto. Che beh, insomma, qualche notizia c'è. Ma qualche notizia di che? Che notizia c'è? Ma grazie a Dio che hanno venduto Elmas, se no manco Samardžić piavano. Veramente l'Inter ha preso Buchanan, comunque ha preso Van Basten, ha preso Buchanan. Invece Gabbia. Beckenbauer. Prego, finiamo di vedere, facciamo vedere gli highlights, Torre. Più che non abbiamo preso. Dai ragazzi, facciamo vedere il gran gol di Jovic, per favore. Si completa il triangolo, tiro centrale. Coin è zitto, poi vabbè, poi c'ha ragione Trevisani. Guarda che gol, Coin. Ieri gol, invece te sta a pensare guarda vittoria del Milan. Guarda il puntero Trevisani, incredibile. Scusa Jovic. Raga, ma che gol è questo? È un gol clamoroso. Un gol, ma che gol clamoroso? Ma guarda il difensore. Neanche saputo leggere e interpretare. Perché non era un attacco semplicemente al Trevisani, ma era un attacco a tutti quelli che hanno sparato. Lei ha scritto Trevisani. Perché era uno di quelli. Ma io me lo ricordo. Ragazzi, ma me lo ricordo solo io o chi è? Non lo ricordo. Il presepe. Non era adeguato. Era scarso. Guarda con che cattiveria va su questa palla. Guarda con che la palla uccide, la palla andava fuori. Ma era un cross. Il portiere con cattiveria. Scusate, Ugolini a Sky Sport 24. Il padre di Samardžić domani incontrerà la dirigenza della Lazio. È il numero uno il padre di Samardžić, che rompi coglioni. Va dovunque, Fabio, va ovunque. Ma sono tante trattative
cazzo il povero oggi ho scritto su Twitter, allora pensa te, poche ore fa ho scritto, sembra che il padre di Samardžić, ha fatto 400 like, stia di nuovo rompendo la minchia su vari aspetti contrattuali, numero uno indiscusso, nostrismo e impurezza. È matto comunque, no? Ma no, doveva raffinare ragazzi di Lupei, oh. Ma dai, un giostraio, non è un procuratore, un padre, ma è tuo figlio, è il tuo bambino! Cazzo di frega, sta falasta! Come ho capito, ma la falasta non si fa con le visite mediche prenotate! Ma come no, se fa, se fa. Chiamo, vabbè, ma Coin, ragazzi, quando è vergognoso. Coin è uno schifo, dai. Che dall'Udinese arriva a tutte le squadre e nessuno lo vuole più. Ma finirà così, se salta anche questa. No, però vedi che adesso sembravamo scemi noi, no? Uh-huh. E adesso chiedete scusa all'Inter. Giusto. Non voi. In no, generale. No. Sì, molta gente, no? No, però, là, c'è stato... però scusami, Fabio, Samardžić poi non lo schifo. Però scusami, Samardžić con l'Inter sbaglia. Milinkovic-Savic è devastante. L'Inter sbaglia perché gli fa la foto, là è un errore della comunicazione, no, non della società. E come no, è uscito dalla cosa. Quello è l'errore. No, che sbaglia Samardžić, che è andato fuori lui, hanno dato la sciarpa. La sciarpa è alla un tifoso, Ma se... Vabbè, Torre, tu sei imbecille, però non riesci a capire una cosa. Se quello esce da... che è sempre fatto che lo sai che se lo porti fuori che fanno la foto con la sciarpa, ragazzi, fai come ha fatto la fainata che Simone Inzaghi rinuncia a sto cazzo e poi invece mi dicono di un Samardžić fatta alla Lazio. Vabbè, fate entrare Camelio, c'è Camelio? Comunque, 10 minuti e mi richiamano per la notizia di Juzen alla Roma. Oh, vuoi parlare del Milan? No, volevo parlare di Samardžić. Andiamo avanti con gli highlights, prego. Sta messa male a Roma, per più a Juzen. Vabbè, qui c'è il primo gol. Io ieri l'ho raccontato. La Roma può fare quello. No, Augusto. Contro anche quando si parla di Milan. La Roma può fare quello. La doppietta di Jovic è stata uscita. Questa comunque è autogol del portiere. Per il secondo, sì, per forza, secondo me. Ma non è tanto la qualità del gol, è la fame che ci mette. Guardate il portiere qua. È meglio giocare a portieri volanti. Ma dai, era uno scherzo. La cattiveria è la fame di Xhaka Traoré. Come la fame? Guarda qui, combatte sempre. Raga, c'è questo... Questo è il portiere, cioè Sorrentino ha paragonato a stoppare la vita. È più papera la prima che questa, Guarda che è più papera. Questo è terribile, ma com'è? Questo è peggio di tutti. Qui la palla è mezzo all'aria. Non ha motivo se gioca a Coppa Italia. No, sì, ma è chiaro che è una partita che... Comunque io da persone che stavo guardando la partita allo stadio mi sono vergognato di aver preso gol da Azzi, che credo sia il giocatore più... Credo che il gol sia di Lovumbo, Ma la cosa bella è che questo esurta sul 3-1. Ah, ok, ecco perché. Okay. Il gol è dello Vumbo. Sì, fa capire la mediocrità della competizione. Questo segna 3-1 e esulta come se avesse fatto il gol. Mamma mia, Leao, mamma che fenomeno, ragazzi. Ma come che fenomeno? Ma dai, Eneriste. Sì, però guarda il difensore, insomma. Vabbè, il Cagliari. Io l'avevo detto ieri che il Milan avrebbe vinto facile. Io non ero stato solo per il gol di Leao. Raga, ma è chiaro. Io comunque ieri chiedevo non ironicamente in chat a Daje Ale, perché al di là del gol, e chiedo anche a Enerix che l'ha visto dallo stadio, e io Leao lo vedo correre male. Lo vedo proprio che ha difficoltà nella corsa. No, in realtà ti dico, ieri secondo me Coen è entrato in un momento della partita in cui non aveva neanche troppo senso spendersi troppo. Era scazzato un po'. Sì, non ho visto difficoltà a livello fisico, semplicemente secondo me... No, vedi un po' caracollante quando... Vabbè, però quello lo è sempre stato Coen, Io non ricordo un Leao non caracollante. Raga, ma non è una partita quella di ieri, è un allenamento, su, dai. Sì, no, sono d'accordo.
Tanto vabbè, però comunque, comunque, però comunque il Milan, no, no, vabbè, ma infatti comunque il Milan è passato. È un pregio, cioè non è che è una tristezza. Secondo me ieri ci sono degli affrontarla punti. Così è bene, ecco. Innanzitutto Gimenez per me deve diventare il titolare a destra. Lo dico sinceramente. Quindi Gimenez, ma a me la cosa che fa ride è che io ho sentito parlare di Gimenez come per favore tenete Gimenez, non parlatene troppo, se no Real Madrid se lo riprende. Ragazzi, ha fatto mezza partita con una squadra totalmente in bambola, ma che non si è... lo posso dire? Posso dire? Lo dico? Lo dico? Gimenez per movenze in campo ricorda Alexis Salemakers. Sì, è vero, un pochino sì. È molto più tecnico. Ma è molto più tecnico, molto più... No, 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 è un paragone. Ah, a me ricorda come si muove Salemakers. Allora, la chat mi chiede che ne pensi di Samardžić alla Lazio. Scusi, Daiale? Samardžić. Ah, ok. Samardžić. Samardžić. Ok. Samardžić a me piace tantissimo, vi dico la verità, ma per me alla Lazio non lo prenderà mai. A gennaio. Comunque dicevo, Gimenez per me ieri fa una grande partita. A me è piaciuto tantissimo anche Adli, che io continuo a sostenere sia un giocatore di personalità assoluta e che è un giocatore che per me nel Milan può fare la differenza. A me piace tantissimo Gimenez. E per assurdo, sai cosa, Cohen, mi è piaciuto tanto? Il ritorno alla linea della tre quarti. Cioè, per me, quando poi il Milan entra con Pulisic, Chukwueze e Leao, che era la mia idea dall'inizio per il Milan, ok? Io credo che in quella direzione si possa fare qualcosa di importante, andando a cercare di ragionare bene sulla linea della mediana, perché chiaramente sia Renders, Bennacer... Ma con chi capita il Milan? Eh? Con chi capita? Qua Atalanta o Sassuolo? Bologna? No, Atalanta o Sassuolo. Atalanta. Ah, è vero, Atalanta o Sassuolo, è vero. Romero no, chat, Romero mi ha fatto schifo, sono sincero. Ragazzi, Simone, allora, io non l'ho vista la partita... Che Simone Toni è davanti alla sede dell'Inter e dice movimento in casa Inter. Ma che cazzo c'è fuori queste robe da Inter Channel? Ma queste robe da Inter Channel tieni per amala. Ma baffa culo, dai. Anch'io ho del movimento, ma intestinale. Cioè, non allora, dopo... Cosa vuol dire movimento? Ma come il direttore di Novella 2000, veramente, cioè, uno così dovrebbe andare in un bagno dove c'è il pomello rosso, lo gira... E poi scrive che ha scoperto l'acqua calda. Perché, voglio dire, si sa allora, che Inzaghi vorrebbe tornare alla residenza e vuole tornare Inzaghi, a Milano. Icardi, Icardi. Scusa, Icardi, cosa allora, ha scoperto di 2000? No, no, non lo so, però in chat me lo chiedevano, l'ho fatto vedere per quello. Tanto che parlavamo di Luca Romero. Sì, io volevo dire una cosa. Parlavamo di Luca Romero. Ma no, se è Camelio, caccialo. Non faccio entrare. Se è Camelio fuori. No, fallo entrare. Ok. Fallo entrare al volo, poi lo cacci. Allora, uno, chiedi scusa alla chat. Subito. Due, dai una notizia sul difensore della Roma, visto che ha detto che l'ha chiuso. E poi vai a fanculo. Esatto. Prego. Ma, allora, intanto parlo solamente se sbatti fuori Augusto. Prima prego, o... prego, si sbrighi. A 10 secondi poi la sbatto fuori. Ciao. Ma c'è la giubba, ma che c'è? Ma che fa? Sì. Saluto. 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 A lei e famiglia. Gli studi seri. Qui abbiamo gli studi seri. No, ci dica chi è chiuso. Ci dica il difensore che è chiuso. È una vergogna. Io ho visto degli studi penosi di una persona che sta qua dentro. Non voglio fare... Non prego, voglio... Camelio. Marco Celesti dal vivo. Camelio, eravamo 3K, tu 3K, ne fai manco in banca, prego. I soldi ce l'ho. Prego. Sempre dell'iPad che mi hai regalato. Prego, allora, ci dica. Primo veloce Samardžić, che la sbatto fuori. Samardžić, prima cosa. Allora, in parte è come dici tu, però l'Udinese vuole tutti i soldi, Damiano, non vuole prestiti, opzioni. La Roma. Serbine. La Roma non si sa, i giocatori non lo dicono. Ma è fatto, abbiamo dato anche gli indizi. Vabbè, però Camelio, così è facile. Io pure dico. Vabbè, scusate, allora pure io dico, che cazzo ne so, no. Lazio ha chiuso un acquisto, però non ve lo posso dire. No. Non ho detto questo qua, Damiano, però io ho detto che è un calciatore di una squadra importante europea e giovane, quindi ho dato anche degli indizi, non è così.
Che cazzo mi devo dire? Certo. No, come? Dettagliati, io... come dettagliati, indizi dettagliati. Poi io non parlo che uno, ragazzi, uno che fa il CEO da Lazio non becca una notizia di mercato dal 40 per me se deve sparare. No, ma veramente mi vergogno. Ci dissociamo, chiaramente, ci dissociamo. Ci dissociamo. No, ma la cosa bella è che la vergogna, capito Fabio? Ma le notizie, notizie del mercato della Lazio già di per sé cozzano le due cose, perché la Lazio Fabio, parte quest'anno non ha mai fatto mercato, quindi che notizie ci vuoi avere? Fabio, ma ti rendi conto uno che fa il CEO da Lazio non becca una formazione, non sai, sì, è brutta sta cosa. Lascia quando arriverà Valentini tra qualche giorno. No, vabbè, ma lasciate perdere. Fabio, ti posso dire una cosa su Valentini? Per il momento me l'hanno smentito. Che cosa sono della batteria? Ma come, ieri hai detto che era vero? Ma come, ieri hai detto che era vero? Su gennaio. Ah, ieri che hai detto che era vero. Scusami, ma ieri hai detto che era vero. Chi è regia? Chi è regia? Torre, ma tu ti rendi conto che ogni cosa che io dico per questo suo poraccio mi riparla sopra? No, perché tu ti ricordo, guarda che allora, aspetta, è molo caccio. Ti ricordo quello che dici. Veloce, Camelio, un'altra, se no la mando via. No, per gennaio no, ma la trattativa c'è, l'interesse c'è. Ah, e poi a proposito di notizie di mercato, siccome Fabio porta rispetto a differenza vostra, mi pare che qualcuno qui ha detto Buchanan, il foro Buchanan dell'Inter e Samaric dell'Inter. Ci serve una notizia fresca. In esclusiva. No, non c'è. Non c'è, vabbè, arrivederci Camelio, ciao Camelio, caccialo. Io volevo parlare di Luca Romero. Fuori dalle palle. È stato... Sta vabbè, ma basta, Cagone. Questa è una crociata verso Pioli. Sì, verso Trevisani. Scusami, scusa, me lo ricordo solo io. Pioli News, non è Milan News. Dicevo, mi interessava un attimo parlare della roba di Romero con Ciccione. No, ma commentiamo la Gazzetta, per favore. E Arnauto dice, è stato bruciato. Anche Luca Romero ci ha avuto il suo sponsor ed eccolo qua il motivo per cui eccolo qua la stagione del 8 giugno, complimenti al Milan che si assicura questo potenziale fenomeno. A quest'uomo una condanna, non riesce a fare tre palleggi, tutti in silenzio, non riesce a fare tre palleggi di fila da solo. Ed è un altro potenziale che andiamo in concludere quello che io contesto è la coerenza d'opinione, no? Se uno fino all'altro ieri, ma uno ora a Trevisani o Ciccione o chiunque, uno fino all'altro ieri dice Jovic non è un giocatore di calcio, non è da Milan, non è qua, non è là, e poi ma se Jovic lo recuperi mentalmente, la differenza fra Jovic e Giroud non è la stessa che c'è tra Sanchez e Thuram. Ma chi deve entrare, Torre? Non ho capito. Devo entrare prima sopra. Chi è che deve entrare? E chi deve, se voi mi dite sempre non dire l'ospite che deve entrare. E fallo entrare. Lo faccio entrare. No, Trevisani. Buonasera Stefano. Buonasera Controcalcio, buonasera a tutti gli ospiti e buonasera alla gente. Mi sono affannato perché ho sentito Damiano, stavo sulla tazza, ho sentito Damiano Camelio ci dà la notizia e ho detto allora subito qual è il difensore. Poi ascolto il monologo, no sense, zero notizie. E ragazzi, no, l'ha detto, giovane, viene da una squadra importante, europea, quindi se tu vuoi cercare la Marte... Sì. Se mando una cosa lo può far vedere un attimo. Sì. Quindi, se non è porno, sì. No, ma anche quello. È un è a Torino, Juve Roma, c'è un abbraccio fra Mourinho e un giocatore. Ok. Interessante stavolta. Giusto, scusa se ti interrompo. Sì, giusto, non ho capito, quindi ce ne sono tante delle squadre europee, tanti giovani. Sì, mi sembra di sì, onestamente sì. Sì, diciamo che non ha chiuso molto la cerchia, onestamente. Tra l'altro, un attimo ragazzi, scusatemi, ho avuto una piccola erezione perché Sky Sports te sei preso il Viagra? No, Sky Sports UK, meglio Sky Sports UK ci dice che per il calciomercato invernale il Milan ha chiesto informazioni per Naïef Aguerd del West Ham, difensore marocchino per il quale West Ham sembrerebbe aver aperto il prestito in e con eventuale diritto. Aguerd a me è un giocatore che fa impazzire. Allora Aguerd, allora dimmi che fa impazzire, spiegami un attimo come è fatto fisicamente, dimmi com'è Aguerd. No, è un giocatore abbastanza piazzato, è altino, quindi comunque tipo alto quanto?
È alto quanto? Che cazzo ne so, sarà. Lo vedete quello? È used quello. Sarà 1,90 m. Ah, se non sbaglio, 27-28 anni. È un buon giocatore, mancino. A me piace. Vabbè, mossa a legge, mossa a legge. No. È user. Che c'è scritto là? Comunque mi dicono i miei amici scouting. Perché sa bene, fortissimo Used, fortissimo. Used. Used. Ma fai i tweet su Gabbia? Fortissimo. Vedrai che farà un bel po' di video. Io voglio guadagnare da Twitter, li faccio. Sì, ma paga una cazzata, maestro. Sì, lo so, l'ultimo mese 13 euro un bimestre, l'ultimo mese. Comunque, ragazzi, a parte gli scherzi. Che cazzo di socio è? Ma chiudilo! Un socio da poveri, poveri cazzo. Ragazzi, fidatevi, guardate che Kagera è un grandissimo giocatore. I'm not joking. Sì, ma non c'è molte caratteristiche. Forte. Tra l'altro, è un giocatore tecnico, è simil bastoni. Oh, però... ma tutti come uguale bastoni, anche ieri. Tutti uguale bastoni. È simil bastoni, però è meno largo. Oh, domani c'è un altro che assomiglia a bastoni. Allora, è un po' meno fisico, ma più forte difensivamente. A me Agert piace tantissimo. Come la chat è fervorata, io vi dico che Yusen mi dicono che è un potenziale fenomeno, però... per la Roma sarebbe un'operazione folle, perché andresti a valorizzare un giocatore della Juventus, perché la Juventus te lo dà in prestito secco, neanche il diritto, però la Roma può fare queste operazioni, purtroppo non può fare altro. Vero. L'operazione non serve a un cazzo, questi mesi senza... È un'operazione che non serve a nulla, cioè metti una coppa... Torre, le sabbe non le hanno fatte. Questa è un'altra delizia di Pinto, questa è un'altra delizia. Non le hanno fatte, quindi noi chiudiamo la trasmissione. Sono d'accordo. Giustissimo. Quindi saluto. Dai Ale, ringrazio, ci vediamo domani. Ciao. Grazie Augusto Sciscione. Ciao Ale. Ciao Augusto, stammi bene. Ciao, grazie, ciao, grazie Asso di Roma. Grazie. Come grazie? Io faccio chiusura con te. No, aspetta, dobbiamo fare due comunicazioni. Tanto ci vediamo domani, Stefano. Grazie. Grazie mille Stefano. Buon anno. Grazie mille maestro, ci vediamo domani. Maestro. Ciao ragazzi. Ciao maestro. E un saluto anche a Luca Cohen. No, noi rimaniamo. Prego Enerix. Allora, le maglie stanno arrivando, ragazzi, ve l'ho fatte vedere, allora, per il raggiungimento dei sub di questo mese, se no attaccate riccamente al cazzo. Ci hanno mandato i ragazzi di numero 10 la lista dei ragazzi. Ce l'hanno mandata proprio in questo momento, ma l'estrazione la facciamo domani, perché siamo in chiusura. L'estrazione quindi... la faremo domani. Ah, minchia, ho visto che in tanti hanno partecipato stavolta. Sì, tantissimi hanno partecipato. Ricordiamo che c'è la maglia di Messi dell'Inter Miami che sta arrivando per le nuove iscrizioni al numero 10. Prego, Enerix. Sì, tra l'altro, adesso arriva la nuova maglia di Messi. Per l'ultima maglia di Messi avete partecipato in 147, ragazzi. Siete stati top, bravi. Sì, che le iscrizioni sono state molte di più, però qualcuno non ha mandato chiaramente lo screen. Io vi ripeto, mettimi lo schermo, Torre, vediamo al volo le probabili formazioni di stasera. Musso, Gincity, Bonfanti, Kolasinac, Holm, Adopo, Ederson, Ruggeri, Tecetelare, Pasalic, Muriel, il Sassuolo con Cragno, Missori, Ferrari, Tressoldi, Pedersen, Matteo Enrique, Torsvet, Cassiego, Bairami, Sede, Mulattieri. Ma gioca anche la Roma stasera? Sì, Roma Cremonese. Roma con Svilar, Selic, Cristante, Llorente, Karsdorp, Bove, grazie Paredes, Daniele, Raulias, Belotti. La Cremonese dovrebbe rispondere con Jungdal, Antov, Ramanelli, Bianchetti, Ghiglione. Comunque ci sono gli ufficiali dell'Atalanta. Ah, ok, vabbè, dopo le guardiamo. Castagnetti, Pickelser, Nicola Vasquez. In realtà era semplicemente un modo per farvi vedere il numero 10, ragazzi, per ricordarvi di scaricare quest'app, dove comunque trovate letteralmente qualsiasi cosa. Adesso col mercato, soprattutto, ragazzi, un'app come numero 10 torna sempre utile, perché avete aggiornamenti su tutte le fonti, essendo un contenitore di notizie numero 10, oltre ad avere delle esclusive, anche le notizie riportate da tutti gli altri giornali. Quindi se avete dei dubbi e qualcosa di cui non sapete, sappiate che su numero 10 potete trovarlo. E tra l'altro, ragazzi, apre ufficialmente il nuovo contest, quindi fino al 31 gennaio avete tempo per scaricare l'app di numero 10, inviare alla pagina Instagram di numero 10 prima lo screen del link aperto, se non vi si apre o se non riuscite a farlo, lo screen non fa niente, poi dell'app scaricata tramite il link, e di conseguenza parteciperete all'estrazione per la maglia di Messi dell'Inter Miami. Coin? Tanta roba. Se l'avete già scaricata con un altro link di qualche altro influencer, provvedete a disinstallarla e reinstallarla con il link di Controcalcio.